Allora, questo è un torneo che non potete saltare perché è una delle città più importanti d'Europa. Si gioca in un periodo eccezionale perché è all'inizio di maggio, quindi la temperatura è perfetta per le visite. E come fare a non giocare questo torneo? È impossibile. Ora, come tutti i reportage che si rispettino, vi faccio una piccola classifica fra le cose più carine da fare a Parigi durante il torneo o anche se venite free. Bene, questa è la via più famosa di Parigi, la Champs-Élysées. Non è sicuramente la mia preferita, però vi faccio un giro e vediamo se c'è qualcosa di simpatico da filmare. Infatti vi capitano queste cose di vedere tipo una Lamborghini d'oro, cosa che è abbastanza rara e molto sobria. Forse la possiamo comprare. Qui non so perché facciano queste cose. L'ultima volta che sono passato c'erano delle Ferrari e cose simili. Vedendolo da lontano avevo pensato wow, questo palazzo è incredibile. E poi mi sono accorto che erano invece semplicemente i pannelli della ristrutturazione. Bene, bene. E questo è il classico struscio di Parigi. Praticamente non fanno nulla, vengono solo a passeggiare qua, tipo Via del Corso. Ecco, quando vi imbattete in questo archetto, significa che le Champs-Élysées sono terminate, quindi o salite sopra oppure tornate indietro e ve la fate in discesa. I musei di Parigi sono molto particolari. Quest'altro qui è il Centro Pompidou, uno dei più famosi. C'è a chi piace, c'è a chi non piace ovviamente. Potete anche salire soltanto a vedere il panorama però da qua. Però è molto apprezzato dal punto di vista architettonico, ci sono tutti questi ragazzi che si fermano qui a contemplare l'opera e a riprodurla sui loro disegni. Questo è uno dei parchi più gradevoli della città, i Giardini di Lussemburgo. Vedete che bella giornata. Potete venire qua a passeggiare, buttarvi per terra sull'erba, mettervi all'ombra, leggere un libro, consultare il computer, fare ciò che vi pare, prepararvi la variante per il pomeriggio. Il Museo d'Orsay, che è molto caruccio perché è stato realizzato all'interno di una stazione ferroviaria, è molto più grande di quello che immaginassi perché ha 5 piani, ospita l'impressionismo francese, proprio, è nato proprio a Parigi, per cui siamo proprio nel cuore dell'impressionismo. Questo è uno dei quartieri più dinamici, c'è il famosissimo Moulin Rouge. Dove normalmente qui la sera si comincia a vedere una fila lunghissima per entrare, quindi cominciate a prenotarvi in tempo. Come noto, in questo quartiere ci sono un sacco di attività ricreative e sociali, pieno di negozi molto culturali come queste biblioteche estremamente fornite che qua vanno molto di moda, a parte proprio di Parigi. Questo è un posto magico, dovete venire per forza.
circolo bar ristorante molto carino. Adesso vi faccio vedere come è fatto dentro. Eccoci. È proprio un circolo vero. Allora, c'è anche Carsten che sta giocando in diretta. Questo è Casa del Successo del TV. È molto carino, molto curato, romantico. Un'atmosfera molto bella qui, il posto è veramente accogliente. Speriamo che si riesca, qualcuno riesca a fare una cosa del genere, magari anche in Italia. Prendiamo spunto. Mi raccomando, non venite a Parigi senza mangiare una crepe. Venite a mangiare le crepe qui. Qui siamo nel quartiere latino, una delle vie più caratteristiche. E qui sono molto buone, per cui ve le consiglio. Infatti adesso mangiamo qui. Peccato che il tavolo è un po' bruttino, vedete? È macchiato, ci sono queste caselline. Allora, qui c'è questa creperia. Adesso vi faccio vedere dentro com'è. È tutto cartoccetti con le scritte, cose, bigliettini. È molto particolare. Divertentissimo. La gente lascia il suo ricordino scrivendo le cose dove vuole, anche sui biglietti dell'autobus. Una cosa da fare assolutamente è la passeggiata lungo la Senna. Siete anche autorizzati a non fare footing, ma a camminare semplicemente. E da qui potete raggiungere vari punti della città. Chi non la conosce rimarrà un po' sorpreso, perché si immagina Parigi come una città importante e quindi grande. In realtà, fra il punto centrale e le periferie ci sono circa 5 km, il che significa che se camminate ve la fate tutta a piedi. Diciamo che questa sarebbe in classifica a mani basse, però è fuori uso dopo l'incendio di 3 anni fa, per cui viene accantonata momentaneamente. È la povera Notre Dame, che qualche anno fa è andata a fuoco perché dei pollastri che stavano facendo dei lavori hanno provocato questo incendio. Una follia. Hanno rischiato di perdere il monumento più importante della storia di Parigi. Siccome quella vera era un po' deteriorata, ho pensato di farvi vedere il modellino. Questo è fatto tutto di Lego, guardate che spettacolo! Eccoli qua, questo è uno dei miei quartieri preferiti, ossia il quartiere latino. Qui siamo in Place Saint-Michel, che divide Saint-Germain dal quartiere latino. È molto pieno di vita, è molto carino, soltanto che effettivamente se dovete dormire bene per il torneo, alle 4 di notte c'è ancora un macello terribile. Valutate questa cosa prima di scegliere il posto. Adesso lo vedete super tranquillo perché è domenica mattina e sono andati tutti a dormire da poco. Può mancare nella nostra classifica il museo più famoso del mondo, gigantesco, il Louvre. Non pretendete di arrivare
a Parigi e di andare al Louvre, dovete prenotare in anticipo, altrimenti non trovate posto. È talmente grande che potete anche venire a Parigi 20 volte ed entrarci 20 volte e vedere tutte cose diverse. Il Louvre, il museo più importante del mondo di tutti i tempi, al numero gita in battello sulla sedia. La Torre Eiffel di sfondo, e questo ponte rappresenta questo emblema, l'alleanza franco-russa, quindi un periodo molto particolare per commentare questa cosa. Eiffel, qua bisogna andare assolutamente, c'è una vista molto molto bella, per cui vale sicuramente la pena, non è una cosa di quelle che dovete fare giusto perché la Torre Eiffel. Questo è uno dei miei posti preferiti, la famosa piazza degli artisti. Praticamente vi sedete lì e con soli 600 euro gli artisti fanno il ritratto. Nei weekend il prezzo è 700, ovviamente. Due rampe così per salire a Montmartre e poi siete arrivati. Guardate un po' come si chiama questa via. Ci sarà un motivo, no? Muro in cui hanno scritto ti amo in tutte le lingue, quindi se volete rimorchiare qualcuno venite qua, poi cercate velocemente la giusta dizione. Il problema è se venite col vostro topo, perché come vedete non potete portarlo dentro, lo dovete parcheggiare fuori e poi entrate. Questa è la sede di gioco, due sale molto grandi. Adesso io ho la faccia un po' stanca perché ho appena finito di giocare, adesso andiamo a vedere dentro. Il famosissimo matto in una di Cannes, i milioni di follower mi avete chiesto di fare
la rubrica scacchistica, ossia la migliore partita del torneo, la partita più interessante del torneo. Quindi vi propongo questa, che vi faccio vedere solo da questo punto che vedete qui. È stata una partita super scintillante, botte da Orbi, gambetto in apertura, sacrificio di qualità non accettato, contro sacrificio di qualità, sacrificio di donna per tre pezzi non accettato e contro sacrificio di qualità, una cosa spettacolare. Vedete la prova della battaglia dal fatto che i due re sono ancora al centro, tutti i piedi di sangue per gli attacchi. Arrivati a questo punto, il nero, che sarebbe il sottoscritto, potrebbe continuare molto pacatamente con donna 8, donna 4, che dovrebbe garantire il vantaggio, ma io qui volevo giocare in velocità, vedendo i suoi pezzi tutti accartocciati. E quindi ho attuato un principio sacrosanto di quando si è in vantaggio di materiale, ossia una restituzione del materiale, principio numero uno, e il principio numero due è velocizzazione. Guardate che bello, cavallo per D5, pedone per D5, donna per D5. Quindi dopo torre H3, la mossa molto forte è C5, che guadagnando un tempo libera la strada per l'arrocco, finalmente il re se ne può andare a casa. Torre 3, che è sempre minacciosa, arrocco, il nero non cede nella tentazione, alfiere D2, torre D8, alfiere C1, e qui il nero ha concluso un attacco vincente, portando l'ultimo pezzo potente in attacco, l'ultimo pezzo devastante, che è l'alfiere. Tornando indietro, mosse sempre più difficili, alfiere C8 che minaccia F6, alfiere F5, anzi subito alfiere F5. E quindi poi il nero ha vinto. Battaglia spettacolare al torneo di Parigi. Guardate che parete di piante, una cosa impressionante, completamente ricoperto di piante. Qui siamo in una delle piazze che dimostra un pochettino la mania di protagonismo dei transalpini. Guardate quanto è grossa, Place de la Concorde. Ci si perde, famosa per la sua vastità. Poi qua ci sono i giardini e di là si va a Champs-Élysées. Un mito intramontabile, ma non è questa, bensì la Citroën storica, che ancora resiste. Sta qui davanti all'hotel, si vede che la useranno. Questa è la famosa Place Vendôme, e una particolarità è che qui al numero 12 ha abitato Chopin, come vedete scritto in quella targa. Anzi, ve lo faccio vedere meglio, sennò poi me lo contestate. Non si vede un tubo? Ok, vi fidate. Venite a Parigi, dovete assolutamente trovare una specialità del posto, ossia la pizza napoletana. No, 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 dice...